ci ha seguito anche in altre occasioni. È un modo di proporre un dibattito pubblico sul lavoro. Ovviamente abbiamo ospiti con opinioni anche differenti, parteciperanno esponenti del governo alla discussione, con molta gioia abbiamo invitato anche i nostri colleghi di CISL e UIL in un dibattito, troveremo anche voci differenti, non necessariamente dissonanti, ma sicuramente voci differenti, perché l'idea è proprio discutiamo di lavoro, rimettiamo il lavoro al centro dell'ipotesi, però affinché non vi facciate illusioni, contemporaneamente anche raccogliere le firme sulla Carta dei diritti universali, sulle tre referendum che la sostengono e anche continuare a sostenere il fatto che il lavoro debba diventare centrale. Siamo contenti di farlo qui anche perché ci piace dare di questo territorio l'idea di un territorio che ha voglia di riscossa, voglia di cambiamento. Da questo territorio qualche tempo fa partì la rivolta di Nardò. Ormai forse non si ricorda più, si pensa invece magari alle cronache dell'ultima estate, all'avvio del corso, ma in realtà fu un fatto straordinario, su quello che ci portò a fare all'inizio in straordinaria solitudine come CGIL tutta la campagna per ottenere il fatto che il reato di caporalato venisse reintrodotto dentro l'ordinamento del nostro paese, che diede voce e volto, visibilità a tanti lavoratori che erano invisibili, sfruttati, gravemente sfruttati dentro le campagne di questa zona, non perché solo qui ovviamente, ma perché qui ci furono le forze e la capacità di iniziare un'organizzazione, e qui c'è stata un'organizzazione, la nostra organizzazione di categoria, che ha fatto un lavoro straordinario, l'ha fatto qui, l'ha fatto nelle altre province della Puglia. Se attraversate la nostra festa troverete anche una tenda rossa che è qui per le giornate del lavoro, ma è in giro per il paese esattamente per essere un luogo di raccolta. E devo dire è un buon inizio che oggi si sia firmato il protocollo sulla legalità rispetto a questo tema, ma non diminuisce la pressione perché si approvi la legge e perché poi ci sia davvero l'esercizio del controllo e della repressione, perché va chiamata così, di tutti coloro che utilizzano i caporali e continuano a trasformare in grave sfruttamento la condizione di lavoro. Ma siamo contenti di essere qui perché da un lato dobbiamo parlare di questo, ma possiamo anche parlare di una regione nella quale si fanno tante cose innovative che determinano poi una prospettiva e una prospettiva un futuro. Ma sempre per parlare di uguaglianza, noi non pensiamo mai che bisogna solo guardare la punta alta dimenticandosi di quanto invece avviene, di quanto si sommerge. Penso ai voucher, lo diremo tra poco al ministro, i cerotti non servono quando c'è una forma che sommerge il lavoro, che giustifica il lavoro nero, che fa sparire del lavoro che era strutturato. Bisogna avere il coraggio di cambiarla, non si può semplicemente dire ma qualcuno ci informerà qualche minuto prima. Siamo contenti di essere qui, comincerei così, di essere in questa città. Non c'è alcun dubbio che ci auguriamo che compagni e compagne che parteciperanno ai dibattiti e alle iniziative che ci raggiungono nelle varie strutture colgono l'occasione di vedere questa straordinaria città, di conoscerne il barocco e le caratteristiche, ma ce l'auguriamo perché noi pensiamo da lungo tempo che questo paese ha bisogno di creare lavoro e deve partire dalle sue ricchezze. E le sue ricchezze sono in tanta parte il patrimonio culturale, il patrimonio ambientale, il contesto che c'è, il saper valorizzare, anche tutelare e conservare, perché questa è una grande e straordinaria attività, e siamo convinti che se vogliamo dare un orizzonte ai giovani, alla loro prospettiva di lavorare, di considerarli finalmente adulti e non continuare a dire che sono giovani allungando ogni anno raggiungimento dell'età adulta, perché in realtà non riusciamo a dargli il teatro pubblico e il lavoro, c'è bisogno proprio di partire da come è fatto questo paese, dalle sue ricchezze. Noi abbiamo presentato un piano del lavoro, continuiamo a insistere, continuiamo a pensare che bisogna fare giustizia in questo paese, giustizia sociale, quindi bisogna ridistribuire
le risorse, che se invece di continuare a difendere grandi patrimoni, pigliassimo qualche risorsa dai grandi patrimoni, la dedicassimo a un piano straordinario del lavoro per i giovani, avremmo già fatto un grande passo avanti rispetto ai problemi che abbiamo. E vogliamo dirlo qui nel Mezzogiorno, perché di Mezzogiorno si sta parlando molto in questa stagione, si firmano patti, si sostiene l'utilizzo dei fondi strutturali, ma ci permettiamo sommessamente di dire che stiamo proseguendo in ciò che c'era, non c'è un'idea su il Mezzogiorno e soprattutto non c'è un'idea di come chiudere quella diseguaglianza. Sappiamo, ce lo diciamo in ogni occasione, che il Mezzogiorno non è tutto uguale, ci sono punti dove succedono cose più avanzate, punti che hanno maggiori difficoltà, ma quello che non vediamo, non sentiamo, è quell'idea che chiudere la forbice tra il nord e il sud del paese sia una priorità di tutti e che bisogna lavorare in quella direzione. Cioè non sentiamo più nominare la parola uguaglianza, come se si potesse cancellarla dagli obiettivi nel momento in cui bisogna guardare. Per questo abbiamo pensato che bisognava proprio rovesciare il modo di disputa. La nostra Carta dei diritti universali del lavoro ha proprio questa idea. Smettiamola di svalorizzare il lavoro, di considerarlo una merce, il cui unico effetto è provare a pagarla sempre meno e ripartiamo invece da quella straordinaria ricchezza che è il lavoro. E vorrei dirle, il lavoro è fatto da donne e uomini, non è come un oggetto, non è un bene immateriale, è la condizione di tante donne e di tanti uomini che vorrebbero lì riporre i loro progetti di vita, la loro sicurezza, la loro possibilità di immaginare che magari andare in un altro paese è una scelta e non un obbligo per assenza di opportunità, che magari vogliono immaginare che possono farsi una famiglia, che spesso vorrebbero poter immaginare che gli studi che hanno fatto siano utili per le scelte che poi verranno. E questo è un altro grande tema che ci porta qui nel Mezzogiorno, l'abbandono scolastico per un verso, ma questi dati che sono usciti che dicono che diminuiscono gli iscritti alle università, il fatto che ci sia verso l'Università del Sud una politica di restrizione delle risorse invece di investimento, sono tutte cose che ci dicono che non c'è questa scelta di chiudere la forbice e di avere una proposta. Ma per essere responsabili, oltre a dire ciò che non va, c'è sempre un compito che è quello di mettere in campo la propria idea, di provare a sostenerla. La sfida per i diritti è esattamente questa. Noi vogliamo ripartire dal tema del lavoro per avere un'altra idea di questo paese. E se noi pensiamo che sia tema straordinario,